Buongiorno a tutti, il mio nome è Giovanna Maria Dimitri, sono una stagista di ricerca presso il VIP Lab del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena. VIP sta per Visual Information Processing and Protection e l'argomento di cui vi parlerò oggi è un argomento di ricerca che trattiamo presso il nostro laboratorio, ovvero la rilevazione automatica di immagini e video falsi generati da intelligenze artificiali, i cosiddetti deepfake. Che cos'è un falso fotografico? Sempre più oggi creiamo fotografie tramite numerosi dispositivi digitali che utilizziamo quotidianamente e crediamo alle foto che ci vengono mostrate. Tutto ciò senza considerare il fatto che molte foto possono essere state ritoccate tramite potenti strumenti di fotoritocco, pensate allo stesso Photoshop, che permettono di manipolare la foto in modo semplice. Possiamo pensare che tali manipolazioni avvengano per fini diffamatorio per fini propagandistici. Ad esempio, pensiamo alla propaganda di regime, come quella che vi mostro nella slide 2. Più missili sono stati aggiunti alla foto originale per esaltare la grandezza dell'esercito. O altrimenti, altri esempi eclatanti di falsi fotografici possono essere fotomontaggi di vario genere o stranezze che avvengono per fotoritocchi non andati a buon fine, come nel caso della locandina del film che vi mostro in slide 3. Cos'è quindi l'analisi forense delle immagini? Si vanno a valutare delle misure quantitative, ad esempio si fanno considerazioni geometriche sull'illuminazione, sulle ombre e altre considerazioni cosiddette semantiche per aiutare nella rivelazione di un falso fotografico. E dall'analisi di tracce anche lasciate dai dispositivi di acquisizione possiamo valutare se una foto sia effettivamente un falso oppure no. Quello che si intende per deepfake, invece, sono un tipo di fenomeno e un tipo di immagine che viene interamente creata attraverso strumenti di intelligenza artificiale, senza l'intervento dell'uomo. Si tratta di un fenomeno abbastanza recente, che è nato dal 2017 e rappresenta una minaccia ancora più grave, proprio perché si basa tutto su tecniche di deep learning. È probabile che voi abbiate utilizzato già strumenti che creano deepfake senza saperlo, come le app per lo smartphone denominate FaceApp o FaceSwap, in cui è possibile scambiare il proprio volto con quello di un personaggio famoso oppure invecchiare il proprio volto per vedere come risulteranno le nostre sembianze fra qualche anno. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare altre tecniche di intelligenza artificiale che permettono di fare questa rilevazione fra un deepfake e un'immagine originale, perché tali tecniche devono essere applicate in quanto la rilevazione di tali deepfake è più complessa e tramite le analisi quantitative di cui vi parlavo prima non è facile andare a fare questo tipo di detection fra un deepfake e un'immagine reale. Questi sono i nostri contatti, venite a visitarci per scoprire di più sulle nostre attività di ricerca. Grazie.